Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections. Eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino di Mazinga Z, il grande robot dell'animazione giapponese. In questo video tutorial andremo a fare l'unboxing del fascicolo numero 94. Ragazzi, non so più come dirvelo, guardate quanta roba, cioè questi sono i fascicoli che ci aspettiamo di trovare quando andiamo in edicola, ragazzi, pieni zeppi di roba. In questo tutorial andremo ad assemblare il secondo ponte di lavoro della base espositiva. Ecco qui la passerella lunga, quella media e quella corta. Qui troviamo tutti i parapetti e poi l'ingresso d'accesso. Poi sicuramente, ragazzi, la cosa più bella che avrete già notato sono le ali del Jet Scrander. Tutte e due, cioè non è una, ragazzi, tutte e due le ali. La prima e la seconda sezione, quindi in questo tutorial le andremo ad unire tra di loro. Cioè guardate ragazzi che spettacolo, veramente un bel vedere. Siete pronti per questo nuovo tutorial? Allora, come dico io, iniziamo, vai Mazinga! E prima di iniziare l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino di Mazinga Z, al nostro video, e poi se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, cliccate qui in basso per iscrivervi al canale di modellismo Mac Gabri Collections. Qui in alto a destra vi lascio il link alla playlist di Mazinga Z, dove potete consultare tutti i tutorial precedenti. Vi ricordo che manca pochissimo al completamento di questa opera, al termine iniziamo subito con il grande Mazinga, quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, che uscirà più o meno a metà settembre. Andate a vedere anche l'ultimo video che abbiamo pubblicato del modellino del Titanic, lo stiamo per completare anche quello, ragazzi, una bestia, una nave bellissima, un modellino enorme, grandioso, 1,34 m, qualcosa di spettacolare, mi raccomando andatelo a rivedere. Detto questo, iniziamo un nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo, vai! E come al solito andiamo a fare una panoramica dello stato attuale dell'assemblaggio del modellino di Mazinga Z. Allora, se vi ricordate, nel tutorial precedente avevamo eseguito tutti i cablaggi elettrici all'interno della base espositiva, quindi abbiamo collegato tutti i faretti, tutte le luci, tutto quanto. E praticamente accendendo l'interruttore del sistema otteniamo l'accensione dei quattro faretti, quindi due faretti anteriori e due faretti posteriori, mentre per quanto riguarda il resto delle luci dovremmo attendere l'arrivo del radiocomando, perché si possono attivare da radiocomando. E questo è il risultato ottenuto dopo questa fase di assemblaggio. Guardate che bello ragazzi, il Mazinga Z illuminato dai quattro faretti, veramente bello bello bello, non vedo l'ora di accendere tutto il resto, quindi anche le luci delle torri, i due raggi termici che a breve andremo ad assemblare sulla torace del modellino. Guardate l'effetto ottenuto, i giochi di luce ottenuti dai quattro faretti, ragazzi, cioè veramente bello bello bello. Ok, a questo punto direi che possiamo continuare con l'unboxing, procediamo. Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 94 di Mazinga Z, opera distribuita in edicola dalla Scelt per collezionisti e per modellisti. Ecco qui tutti i componenti che adesso andiamo ad assemblare. Allora, si inizierà dal secondo ponte di lavoro. Andiamo quindi ad unire la passerella lunga con quella media. Andiamo poi ad unire la passerella corta con tanto di snodo rotante. E dopo andremo ad assemblare l'ingresso d'accesso al ponte di lavoro. Fatto questo, andremo a definire tutto il ponte di lavoro mediante i parapetti di contenimento. Ecco qui ragazzi, qui possiamo vederlo completo. Poi ovviamente al termine del video tutorial
facciamo una panoramica completa della base espositiva, completa anche del Mazinga Z. Come sapete, lo abbiamo finalmente posizionato sulla base dopo averla rinforzata. E poi, come vi dicevo prima, andremo ad unire le sezioni delle ali del Jet Scrander. Ragazzi, guardate che bestie di pezzi. Ok, a questo punto iniziamo e andiamo ad assemblarli. Recuperiamo quindi la passerella lunga, eccola qui ragazzi, particolare che già conosciamo visto che abbiamo già montato il primo ponte di lavoro. Allora lo ruotiamo e andiamo a lavorare in corrispondenza di questi tre perni, dove andiamo a inserire l'estremità con i tre fori della passerella media. Eccola qui, non possiamo proprio sbagliare ragazzi, perché l'incastro, l'abbinamento è praticamente obbligato. Ok, andiamo ad unire il tutto con tre viti. Ed ecco fatto. Così è come si presenta la passerella lunga e la passerella media dopo questa fase di assemblaggio. Posizioniamoci ora a lavorare nella parte inferiore della passerella lunga, dove troviamo diciamo lo snodo, e qui andiamo ad inserire la passerella corta, quella con il foro, quindi la orientiamo in questo modo e andiamo ad unire questi due particolari tra di loro. Questo sarà proprio il punto dove la passerella andrà a ruotare. Ok, mentre questo sarà il supporto che andremo poi a collegare sulla torre della base espositiva. Ok, adesso per bloccare questo snodo andiamo a inserire qui la rondella che abbiamo ricevuto e al centro andiamo a fissare tutto con la vite. Ed ecco come si presenta dopo averla serrata. Facciamo subito un test di apertura del ponte di lavoro. Eccolo qui, mettiamolo dritto, quindi il ponte di lavoro andrà ad aprirsi in questa direzione. Eccolo qui ragazzi, funziona perfettamente. Ok, adesso andiamo ad assemblare l'ingresso d'accesso. Procediamo. Ok, adesso andiamo ad assemblare la porta d'accesso. Allora, la porta d'accesso è composta da due sezioni, diciamo un elemento molto semplice. Non facciamo altro in questa prima fase di andarle ad unire tra di loro, esattamente in questo modo. Eccolo qui il gruppo della porta d'accesso che adesso andiamo ad incollare sulla passerella. Questo assemblaggio è praticamente molto semplice, non facciamo altro che inserire un po' di colla cianoacrilica in corrispondenza di queste due nervature che troviamo nella parte inferiore. Diciamo che l'orientamento della porta è obbligata per via della posizione delle due fessure, quindi non possiamo montarla al contrario, e quindi non facciamo altro che andarla a inserire in questo modo, poi la colla farà il resto. Ecco fatto ragazzi, guardate che spettacolo, ancora più bello. Ok, diciamo che ci manca di assemblare soltanto i parapetti. Procediamo. Iniziamo quindi con l'assemblaggio dei parapetti. Allora, ne abbiamo ricevuti due lunghi che andranno assemblati, quindi incollati in corrispondenza della passerella media, quindi la inseriamo a partire dal secondo foro e l'andiamo a posizionare esattamente in questo modo. Ecco fatto, ovviamente l'andremo ad incollare, però è giusto fare un test. Poi il parapetto questo qui con tre perni l'andiamo a inserire qui come chiusura di questa passerella. Sul lato opposto andiamo a montare l'altro parapetto lungo che abbiamo ricevuto. Ecco fatto ragazzi, guardate che spettacolo, comincia già a vedersi il secondo ponte di lavoro. Poi qui in prossimità dell'angolo andiamo a montare diciamo il parapetto curvo, diciamo che le posizioni sono tutte obbligate, e poi qui sulla passerella lunga andiamo a inserire
due coppie di parapetti corti per ogni lato. Quindi iniziamo da questo punto e andiamo a inserire il primo. Procediamo quindi con il secondo. Andiamo quindi ad eseguire la stessa operazione sull'altro lato della passerella. Ecco fatto. Ed eccola qui ragazzi, quasi completata. Guardate, cioè veramente bella. Wow! Ok, si completa poi questo assemblaggio con diciamo le piccole ringhiere che troviamo su questo questa parte corta della passerella. Andranno semplicemente incollate in questo modo. Ok, facciamoci una panoramica di questa passerella, dopo procederò diciamo all'incollaggio dei parapetti. Eccolo qui ragazzi, guardate che spettacolo, il secondo ponte di lavoro, non vedo l'ora di vederlo sulla base espositiva, veramente un bel pezzo. Wow! Ed eccoci arrivati ad uno dei momenti più importanti dell'assemblaggio del nostro modellino. Ragazzi, stiamo parlando del Jet Scrander, uno degli accessori più importanti di questo modellino che lo rende veramente straordinario. Allora, abbiamo ricevuto le ali. Praticamente l'ala destra e l'ala sinistra sono formate da due sezioni, quindi abbiamo due sezioni uguali, quindi una per ala, ossia la sezione diciamo maschio, che è quella che ha nella parte inferiore i perni, quindi abbiamo una per l'ala sinistra e una per l'ala destra, e poi abbiamo la sezione femmina, eccola qui, quella con i fori. E quindi praticamente anche di questa una per l'ala destra e una per l'ala sinistra, quindi non facciamo altro che accoppiare queste due sezioni l'una all'altra mediante appunto questi perni e i fori. Allora ragazzi, bisogna inserire un po' di colla cianacrilica sui perni. Considerate che i perni di attacco sono parecchi, se non erro 16. Non credo che utilizzare la colla cianoacrilica sia la soluzione migliore, perché nel frattempo che abbiamo posizionato la colla su questo punto, prima che arriviamo qua, questa si è già seccata. Quindi ragazzi, io presumo che utilizzerò la colla vinilica senza problemi, perché mi sembra che questi perni abbiano anche una buona tenuta, quindi un buon attrito, quindi è probabile che neanche serva la colla, però giustamente non possiamo saperlo, sempre meglio inserirla e dopodiché chiudere le due sezioni. Questo sarà un lavoro veramente importante da fare. Io vi ripeto, andrò a mettere la colla vinilica in modo tale da poter lavorare tranquillamente. Allora, andiamo a vedere come è stata realizzata quest'ala. Cioè, ragazzi, è un capolavoro, quindi un pezzo di plastica, come potete vedere, lucido. Non ci sono difetti, a parte qualche impronta che ci ho lasciato io. Però ragazzi, guardate, è veramente uno spettacolo, quindi non vedo l'ora di assemblarle tutte e due, perché sarà un lavoro un po' particolare da fare. Ho anche paura che il risultato non sia eccezionale, perché sono un po', essendo particolari grandi, come potete vedere, sono leggermente arcuate, quindi far combaciare tutti questi perni è un po' un problema, e questo è un altro dei motivi per il quale vi sconsiglio di utilizzare la colla ciano acrilica per questo accoppiamento. Ok ragazzi, io vado ad accoppiarli e vediamo il risultato finale. Ed eccole qui le due ali del Jet Scrander dopo averle accoppiate. Allora, devo dirvi che l'idea di utilizzare la colla vinilica diciamo è una buona soluzione, in quanto l'accoppiamento tra i perni e i fori hanno un discreto attrito, quindi la colla vinilica è sufficiente per garantire l'accoppiamento delle due sezioni. Allora, andiamo a vedere il risultato ottenuto. Prendiamo un'ala, andiamo a vedere l'unione
delle due sezioni. Guardate ragazzi, questo profilo è completamente chiuso, qui c'è una leggera apertura, ma proprio minima, neanche si nota, una leggera apertura qui in punta, ma qui è facile inserire una piccola punta di colla vinilica per chiudere il tutto. Qui è perfetto, diciamo che su tutto il resto del profilo non ci sono problemi di accoppiamento, quasi zero ragazzi, e su dei particolari così grandi non so come sia possibile, ma questo è il risultato che ho ottenuto. E sono praticamente due ali gemelle, essendo costituite dagli stessi pezzi, e ho ottenuto lo stesso risultato. Quindi l'unica modifica che andrò a fare è andrò a inserire una piccola goccia di colla vinilica qui in punta per chiudere queste due parti, queste due punte. Ok ragazzi, a questo punto direi che possiamo fare una panoramica generale di tutto il modellino. Vai! Bene amici, ed eccoci arrivati al termine di questo video tutorial di Mazinga Z. Così è come si presenta la base espositiva al termine di questa fase di assemblaggio. Guardate che bella questa immagine, ho inserito anche il secondo ponte di lavoro, li ho aperti entrambi per poter inserire il Mazinga sulla base. Guardate che spettacolo, veramente un bel vedere. Adesso andiamo a chiudere il tutto, quindi il primo ponte di lavoro, il secondo ponte di lavoro. Cioè ragazzi, guardate che bella, ormai la base espositiva è quasi completata. A questo punto possiamo anche fare una panoramica con una delle due ali del Jet Scrambler, ala che come sapete andrà posizionata a riposo in corrispondenza di questo supporto. Purtroppo il supporto sull'attratore ancora non è arrivato, quindi ragazzi questo sarà diciamo l'utilizzo di quei supporti proprio per poter posizionare il Jet Scrambler. Wow, cioè ragazzi, ma quanto è bello, spettacolare. Allora amici, il video tutorial finisce qui, mi raccomando lasciate un super like a modellino Mazinga Z al nostro video, e poi se ancora non l'avete fatto mi raccomando cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutta la costruzione di questo spettacolare modellino. Io vi lascio con questa bellissima panoramica e vi do appuntamento sul canale con i prossimi contenuti. Ciao!